Nonni e nipoti realizzano un giornalino ad Ariano Irpino. Accade in Contrada Cervo, piccola frazione situata ai confini con Apici a 20 km dal centro del Tricolle. Un'iniziativa di quelle singolari ideata dal Centro Sociale Polivalente e dal Gruppo di Aggregazione Giovanile. Lo scopo? Conservare le memorie per tenere stretto il passato, vivere il presente e le emozioni quotidiane. Aneddoti, proverbi e pensieri per raccontare la storia di una piccola contrada viva e dinamica, dove uomini e donne giocano a bocce insieme e i nonni si sentono meno anziani grazie all'affetto, alla spinta e all'entusiasmo dei giovani. La prima festa che facciamo è con l'occasione, quindi cogliamo al balzo il fatto di presentare questo giornalino che forse hai potuto già vedere, in cui trattiamo un po' la storia sia del centro degli anziani sia quello del centro di aggregazione che è nato da un paio d'anni circa. Allora in questo modo cerchiamo un po' di fare uno scambio generazionale, diciamo, tra nonni e nipoti, come ci dice il nostro giornalino, e quindi cerchiamo di far rivivere un po' questi anziani che, diciamo, attualmente sono un po' depressi, un po' soli, un po', diciamo, nessuno li accudisce più e nessuno se ne prende cura. Però, diciamo, basta poco per farli rivivere e farli stare meglio e bene. Una scommessa vinta, quella del Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito territoriale A1. Tutto è partito proprio dalle iniziative del piano sociale, grazie alla caparbietà di Romina Roberto e il suo staff. Voglio solamente dire che questo giornalino è solamente il primo di una serie, quindi il primo numero. Speriamo, insomma, che vada in buon fine, come diceva il Presidente, soprattutto speriamo che questa esperienza possa essere importata negli altri comuni. Noi lavoriamo non solo ad Ariano, ma tutti, insomma, gli altri comuni, Montecalvo, Casalvore, eccetera, ma soprattutto che anche le altre associazioni della terza età possono in qualche modo prendere l'esempio. Ci ritorno sempre volentieri qui perché mi sento a casa, perché sono persone belle, per bene, dove che ci invitano con il cuore e con l'entusiasmo della gente che lavora, la gente attiva, e questo è un circolo che funziona, quindi è molto bello, perciò ci vengo volentieri, sono qui sempre con loro, le abbraccio calorosamente. Bocce ferme per una serata, la vera partita la giocano le donne in cucina. Siamo noi i primi a gustare le loro bontà. La salsiccia, lo panino con lo salamino e le cicatielle. E il dolce per te. E lo dolce. E questo ci fate, questo sa ci fatto. Questo lo fate, tutte cose. Perché sono a sero. Basta. Va, di. Sì, basta. Il circolo della terza età del Cervo nasce nel 1998 da una iniziativa dei residenti in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Ariano. Il presidente è Sante De Michele. La struttura utilizzata è l'ex edificio scolastico delle elementari, ristrutturata grazie ai finanziamenti regionali. È stata ampliata con un'ulteriore sala di vita ad attività di gruppo come il ballo, circa 200 gli associati. Come è nato questo centro polivalente, centro sociale? È un'aggregazione di terza età e contemporaneamente anche dei giovani, e abbiamo cercato di fare questo giornalino come prima edicola, e poi strada facendo fra 6 mesi cercheremo di continuare a fare questa edicola portandola avanti al meglio possibile. Vediamo che c'è una bella atmosfera, è una contrada viva. La contrada partecipa con piacere, tanta gente, anzi sono contento della partecipazione. E mi auguro che sarà una bellissima serata, piacevole per tutti. Il comune ha fatto la sua parte sostenendo le varie iniziative del centro. L'avventura del giornalino è appena iniziata, ma è solo il primo passo. Presto verrà avviato anche un corso di formazione base di computer per gli anziani. Intanto si festeggia a colpi di piatti tipici locali e buona musica. Anche l'assessore Ripizzi si concede un ballo.